Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Magic Duels Battle for Zendikar. È tantissimo tempo che non gioco, tantissimo tempo che non ci vediamo e tantissimo tempo. Ho riguardato brevemente l'ultima partita che avevamo fatto e ti consulti con tutti gli altri Planeswalker. Siete tutti d'accordo con che Ulamog debba essere fermato, ma non riuscite ad accordarvi su una strategia condivisa, tanto per cambiare. Chiora non vuole compromettersi, torna al mare. Non puoi permetterti di perdere altri membri del gruppo. Devi convincere Nissa e Jace della validità del tuo piano. Quindi tanto per cambiare, visto che dobbiamo picchiare gli altri, prima picchiamo i nostri e poi dopo picchiamo gli altri. Jace Beldren, Planeswalker. La tua avversaria è Nissa, ma Jace la sostiene nella battaglia contro di te. Se vuoi rinfrescarti le memorie sulle carte Planeswalker, puoi trovare la missione abilità. Ok. Cioè in pratica picchiamo gente tanto per... Allora, la Jace. Comunque sono molto contento di tornare tra voi, anche perché così magari riusciamo finalmente a completare anche questa serie su Magic. Provo a mantenere la mano, non so tanto cosa... Perché mi dice di andare di fuoco? Io andrei più che altro di pianura, perché mi serve... 4 da... Ah, ma... Sì, ho cavolato, insomma. Vabbè, metto quella e... Perché se non altro questa è una creatura. Questo è semplicemente un istantaneo. Vediamo un attimo se sono rattrapito o se riesco ancora a giocare in qualche modo decente, diciamo. Ah, questo cresce sempre. E... cresce con ogni giocatore pesca una carta. Meno uno se sceglie quale giocatore pesca. Le prime 20 carte del suo grimorio. Oddio. Cioè se usa due volte quell'abilità, sono fregato. In pratica allora io ho un punitore core. E voglio però ricordarmi un attimo. Minacciare com'è che funziona? Non può essere bloccata tranne che da due o più creature. Ah, ho capito. Ho un altro alleato. Allora prima gioco questo, poi gioco il punitore core, così dovrebbe avere un buff quel tipo là. Tanto non posso comunque attaccare questo turno perché ho la Summoning Sickness per l'ama franca di Ada. E quindi andiamo a vedere un attimo come si sviluppa la situazione. Sono un po' arrugginito, dicevo prima, perché è tantissimo tempo. Leopardo falce. Ok, vabbè, fino alla fine del turno non è infattibile. L'unica cosa che mi preoccupa tantissimo è Jace, perché se non elimino Jace dai... Se non me lo tolgo dai piedi, sono un po' si vado con quella. Allora. Ok. Ho capito. Non mostrare più. Allora, ogni qualvolta la lama vorticante cora un altro alleato entra su... Lama vorticante core, ok. Attacco improvviso fino alla fine del turno. Ottimo, direi ottimo. Così tutte e due dovrebbero avere attacco improvviso, no? E io andrei ad attaccare con questo. Ah, posso uccidere Jace. Proviamo. Perché a me scoccia molto quella carta là. Quanto... Ah, è sceso 2. Ah, ok. Lei aumenta e io gli ritolgo. Se va a 0 muore.
Ah, ok, sì. Ok, ottimo. Quindi se riduciamo quel numerino a 0, la fedeltà. Cioè, perde la fedeltà e quindi se ne va via. Dice, vaffanbrodo, me ne torno a casa. Allora, passi in rassegna il tuo grimorio per una terra base, ok. Giocherò una terra base così si buffa ancora il leopardo a falce. Però potrei saltare e approfittarne il turno dopo. Tanto questo qua è per un turno, dovrebbe tornare a 2 adesso, no? Vabbè, comunque è tappato adesso. È tornato a 1 addirittura. Allora, giochiamo sta montagna, va bene. Allora, qua mi dice questo. Hanno minacciare. Questo qua è contatto un alleato? Sì. Allora ci sta perché prendono poi un segnalino. Prende un segnalino. E hanno attacco improvviso tutti e tre. E io andrei ad attaccare con questi due. E tra l'altro hanno anche minaccia. Questo e questo. Così magari riusciamo a seccare Jace Beleren e iniziamo a toglierci un problema dai piedi, ecco. Ottimo. Ottimo, Jace se n'è andato, ora dobbiamo convincere solo più Nissa. E non la vedo così facile, perché avrà di sicuro una creatura bersaglio che controlla e prende +2/+2 fino alla fine del turno e lotta con una creatura bersaglio Kaiser e mi tira giù questo. Ma ha fatto bene, anch'io avrei fatto lo stesso perché era la più minacciosa di tutte. Ah, e adesso mi obbliga a sacrificarne un altro, non so. Non so davvero, le ucciderei il leopardo, però non è una creatura tanto forte il leopardo da. Potrei al massimo seccarglielo con qualche altra. Un altro leopardo a falce, no? Inizia a essere scomoda la questione. Se riesco a giocare il castigo del torbido, magari. Allora, giochiamo questo. No, non ancora. 3-2, ma ce l'ho 3-2. Allora, io andrei più che altro di questo che ha un discreto attacco. Ma perché non posso? Forse devo aspettare dopo. Ah, attaccanti o bloccanti. Quindi è quando sono sotto attacco che posso usarlo in pratica. Io andrei di questo quasi quasi, sì. Posso giocare anche quello, ottimo. Non hanno haste, ma almeno comunque ho un po' di gente in campo. E volendo potrei tenerne. Questa ce la posso tenere in difensiva. Ovvio, è vero che potrei rischiarla perché. Oh, lei non bloccherà di sicuro. Perché dipende da quanto mana gioca. Se gioca una carta sola, ci muoiono entrambe e ci può ancora stare. Se invece gioca più carte mana, non ci sta. Adesso buffa tutte e due, ottimo. Cioè, beh, ottimo, fico secco. Adesso attaccherà con tutte e due probabilmente. Io non so se sacrificarle entrambe o. Sì. Sì, devo portarmi in una situazione di vantaggio. Queste due posso sacrificarle comunque. Sì, ok, avrei potuto tenere il castigo del torbido e non giocare quelle e sprecarle, ma. Oddio! Devo per forza tenermi in mano per il castigo del torbido, allora. Se attacca questa. Devo costringerlo ad attaccare con quello. Devo prenderla in contropiede. Allora, io attaccherò lasciandomi sguarnito. E mi tengo poi il castigo del torbido. 5 danni a scelta. Questo può essere buffato. Ogni qualvolta una terra entra sotto. Metti un segnalino +1/+1. Se è una foresta, metti invece due segnalini +1/+1. Ok, quindi non la uccido con questa. Non la uccido con questa. Neanche con la disapprovazione di Gideon.
perché non riesco a giocarlo insieme. 5, 2, 7. Io ho solo 6, quindi non ci arrivo. Dice di attaccare con entrambe. Ma se lei gioca una terra dopo, questo qua è un 7-7. Faccio così. Ma lei a sto punto non mi attaccherà probabilmente. Ah, blocca con questo. Blocca il timer. 4 danni a una creatura bloccante, attaccante bloccante bersaglio. Ah, io a questo punto farei che infliggere 4 danni a quella e poi seccarla con quello che rimane della lama vorticante core. E mi risparmio il castigo del torbido che è più power. Sì, ok, adesso ho solo una creatura e potrebbe essere rischiosa la situazione. Però... Oh, santi numi! No, non è davvero possibile questa situazione. Cioè, che Kaiser posso fare ora? Sono obbligato... Allora, cos'è questo? Terre selvagge in evoluzione. Sacrifica terre selvagge... Una carta terra base, poi rimescolo il tuo... Grimorio. Perché dovrei mettere questo? Ma prendi questo, ok. Ma non ha senso, perché scusa, facevo prima di giocare una pianura direttamente. Attacco o non attacco? Attacco o non attacco? Ancora 5 li devo dividere comunque, quindi non posso darli tutti a quella. Niente, niente, salto. Sono nei guai fino al collo, sono nei guai fino al collo. Questo non sta andando per niente bene, perché fin tanto che gioca delle creature così enormi... blocca il timer, devo giocare il castigo del torbido. E devo ucciderlo. Sperando che non abbia cribbio di altre creature così potenti, perché non ho più un... Eccolo! Ditemi ora cosa dovrei fare. Cosa dovrei fare? Oh, che dovrei fare? Cosa dovrei fare? Oh, che dovrei fare? Cosa dovrei fare? Oh, che dovrei fare? Sai cosa faccio io? Vado a ballare. Ogni qualvolta survivalista di Oran Rief o un altro alleato entra nel campo di battaglia, se tutto controllo puoi mettere un segnale più uno più uno. Sì, ma è un 1-1, lei c'ha un 4-4, non so se ci rendiamo conto della situazione in cui versiamo. Posso buffarlo? Sì, ma tante grazie. Non c'ho un Kaiser da giocare. In 3 turni questo mi uccide. Sotto tutti i blocchi che vuoi. No, 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 la situazione è molto, molto, molto tragica. Cioè, io ho ucciso praticamente il mare magnum delle sue creature. Una mantide gigante, ci mancava solo questa. In 2 turni ho perso. E cosa pesco? Una pianura! Ma vi rendete conto? Ma non è possibile! Oh, questi momenti mi fanno proprio venire voglia di rage quittare, perché... Kaiser, non ho fatto errori palesi in questa partita. Ah, dovrei bloccare. Dovevo bloccare, per far cosa? Leopardo a falce, ma grazie tante. Non ho un mazzo per reggere sta roba qua. Cos'è? Un permanente leggendario. Posso guardare le carte e tenere quelli tenere sopra, ma...
Tanto perso adesso. Adesso lei attacca con tutto e io sacrifico le uniche due creature che ho. Ho perso. No, ho perso lo stesso. Raghi, iniziamo davvero male. Forse stavo pensando che la strategia che ho usato è stata sbagliata perché ho sempre sacrificato gli alleati, mentre credo che questo mazzo sia concepito per il fatto di avere dozziliardi di m'assalto il blocco. Dozziliardi di gente pronta a difenderti. Dovevo tenerli tutti insieme e subire danni fin tanto che non avevo della roba strapotente in campo. E non andarci così in maniera canonica, diciamo. Ebbene. Niente. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi spiace che questo sia andato un po' così così. Ma niente, ci rifaremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Mi trovate su Facebook, il link è in descrizione. Ciao a tutti e buona giornata.